Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Preoccupano le vertenze aperte nella nostra regione. La crisi occupazionale rischia di mettere a dura prova un tessuto sociale già minato dalla pandemia. Alla politica si chiede un intervento immediato per evitare la desertificazione industriale. Alfredo Primante. Riello e Brioni sono solo le ultime due vertenze in ordine di tempo che l'Abruzzo deve affrontare nel pieno della ripartenza dopo i mesi più bui della pandemia. Posti di lavoro che rischiano di saltare spesso, troppo spesso, per decisioni di multinazionali che delocalizzano la produzione dove la manodopera costa meno e ha meno tutele. Una situazione che preoccupa i sindacati e che la Regione Abruzzo, con l'assessore Pietro Quaresimale, ha condensato in un dossier consegnato al ministro dello sviluppo economico. Giorgetti. Dalla Val Vibrata alla Val Pescara fino alla Denso e alla Pilkington, al governo si chiede una tutela contro la desertificazione industriale. Lo fa con forza anche il segretario generale della CGIL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, preoccupato anche per il futuro di Sevel. Quindi è necessario innanzitutto che la Regione si doti di politiche industriali adeguate. Da un lato bisogna difendere l'occupazione e da questo punto di vista pretendere che il Governo nazionale affronti seriamente queste vertenze nel tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Dall'altro lato è necessario rendere il nostro territorio attrattivo e quindi da questo punto di vista la Regione dovrà spendere le tante risorse comunitarie che sono a disposizione. Preoccupa ciò che può succedere nel settore dell'automotive con Stellantis che avvierà dal 2022 la produzione nello stabilimento di Gliwice in Polonia. E quindi avremo un sistema comunque competitivo, tra l'altro con un altro paese, appunto la Polonia, dove gli stipendi sono molto più bassi, non sono paragonabili a quelli italiani e dove non c'è quel sistema di welfare che abbiamo noi. Da questo punto di vista è anche necessario, come dire, che l'Europa protegga quei paesi che hanno diritti, salario e che hanno adeguati livelli di welfare, appunto come dicevo prima, la sanità, le pensioni e così via. Si fa sempre più aspra la contrapposizione tra il Comitato dei Quartieri Teramani, che vuole il nuovo ospedale sull'attuale area di Villa Mosca, e la ASL di Teramo, che pensa invece di realizzarlo a Piano d'Accio. Per il comitato, delocalizzare il nuovo nosocomio sarebbe illegittimo urbanisticamente, rappresenterebbe uno spreco di denaro pubblico. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Si alza il tono dello scontro in città su dove costruire il nuovo ospedale di Teramo. L'idea dell'ASL è quella di localizzare il moderno nosocomio per acuti a Piano d'Accio e utilizzare il vecchio Mazzini come sede di uffici e ambulatori. Insorge il Comitato dei Quartieri Cittadini che reputano la decisione urbanisticamente illegittima e troppo dispendiosa e decidono di segnalare la vicenda alla Cassa Depositi e Prestiti e all'ANAC. Questa nota l'ha trasmessa per ancora una volta ancora alcune piccole incongruenze che potrebbero proprio inficiare la procedura. Ora, inficiare una procedura la cui valenza economica è molto alta potrebbe rappresentare anche un danno per la società e per la collettività da un punto di vista economico. Noi siamo comunque, abbiamo apprezzato che è nato un comitato pro ospedale nuovo e ci teniamo a ribadire che noi siamo per un nuovo ospedale. Abbiamo semplicemente ritenuto che forse le aree su cui allocare questo nuovo ospedale potessero essere quelle già sanitarie destinate. Punto. Al grido fermiamoli, i rappresentanti del comitato spiegano le proprie ragioni, ribadendo comunque la volontà alla realizzazione di un nuovo ospedale, sfruttando però l'attuale area di Villa Mosca. Acquisire ulteriori terreni sarebbe, secondo loro, uno spreco di denaro pubblico. Perché siete favorevoli a far restare l'ospedale a Villa Mosca? In fondo, voglio dire, creare un nuovo ospedale in un altro sito sembrerebbe la cosa migliore. Sì, è semplice, guarda. Ci sono voluti tanti anni per redigere il piano regolatore generale della città come variante e nel 2014 è avvenuta l'approvazione definitiva. Quindi significa che se nel 2017 si è incominciato a mettere in discussione il piano regolatore della città su alcuni punti strategici della città, il piano è sbagliato. Quindi noi abbiamo buttato i soldi
In questo preciso momento le uniche aree ospedaliere sono quelle di proprietà dell'ASL. Le altre sono private e sono soggette ad eventuali modifiche a piano regolatore, con dei vincoli. La ASL ha già tanti contenitori vuoti su Teramo e le promesse sono state tante in relazione al riutilizzo. Noi non crediamo che ci sia un riutilizzo, per un motivo semplice, perché la ASL di Teramo attualmente ha un bilancio in negativo per diversi decine e decine di milioni dovute alla gestione. E se c'è una crisi di bilancio non è che si possono aggiungere a questi altri costi, gestire altri ospedali. Giornata di sciopero nazionale dei dipendenti di banca preoccupati per la ristrutturazione del settore. A Pescara si è tenuta la manifestazione regionale, in Abruzzo chiudono altri sportelli. Paolo Renzetti. Anche i dipendenti di banca scendono in piazza, oggi c'è questa manifestazione regionale a Pescara. Vogliamo spiegare i motivi di questo sit-in? Allora, questo è un presidio davanti alla regione per elencare le problematiche di tutte le banche che noi abbiamo in questa regione. Per iniziare c'è lo sciopero nazionale Monte dei Paschi per una ristrutturazione di cui si conoscono soltanto i contorni e quindi ci coinvolge tutti quanti. Però abbiamo voluto mettere insieme le problematiche della Banca Popolare di Bari, che chiuderà 14 sportelli nel giro di qualche settimana, e di questi 14 sportelli 12 sono in comuni dove non avranno più uno sportello bancario, cioè noi abbiamo lo spopolamento dei territori, poi c'è l'avvertenza con BNL, poi c'è l'avvertenza in Intesa San Paolo Ubi, c'è l'avvertenza Biper che ha comunicato altre 1700 esuberi. In tutto ciò crediamo che la Regione Abruzzo debba in qualche modo interessarsi della problematica, perché il credito è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Noi vorremmo tanto che ci fosse un dibattito aperto tra Regione e gli attori politici e quindi le banche per poter creare le risorse giuste per il nostro territorio e per lo sviluppo. Possiamo dire, segretario, che è in atto in un certo senso una desertificazione degli sportelli bancari, delle filiali di banca nella nostra regione? Esattamente ciò, sta accadendo esattamente questo processo, purtroppo con l'idea che c'è il progresso che sta avanzando. Invece poi abbiamo la situazione che nei paesini dove chiuderanno gli sportelli, non ci saranno più sportelli bancari, non arriva nemmeno la DSL, quindi tutta la tecnologia che deve servire per fare questo grande passaggio epocale manca, quindi ci manca qualcosa, ecco perché la Regione a nostro avviso debba interessarsi fortemente di questo territorio e per lo sviluppo di questo territorio. Per chiudere, quanti sono, se si può fare si può dare qualche numero, quante sono le persone in Abruzzo dipendenti banca interessati dalle varie vertenze? Allora, sicuramente posso dire qualche dato di quello che è accaduto a livello regionale. Noi avevamo in Abruzzo nel 2010 701 sportelli bancari, oggi ne abbiamo 496, anzi al 2020, oggi abbiamo ancora meno, oltre il 27% in medio, la media nazionale delle chiusure sono il 9%. Oggi in BNL abbiamo una situazione che ci contraddistingue, perché ovviamente si comincia a parlare di esternalizzazioni e chiaramente siamo molto preoccupati per la tenuta occupazionale nel nostro comparto. C'è stata preannunciata l'apertura della procedura la prossima settimana e quindi da quel momento ovviamente l'azienda procederà con questa riorganizzazione che ovviamente dalle notizie che abbiamo prevede l'esternalizzazione di circa 900 colleghi che confluiranno in altra società, e questo ovviamente noi non possiamo accettarlo. Dopo un'estate con numeri in crescita, la Saga, la società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, è al lavoro per assicurare nuove rotte. Vediamo. Pochi giorni alla fine di settembre, Presidente, è tempo di bilanci per quanto riguarda l'estate per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, numeri sicuramente positivi.
Numeri positivi, incoraggianti, per alcuni versi esaltanti. Siamo tornati ai ritmi e ai numeri di 2 anni fa pre-pandemia. Abbiamo avuto qualche volo in più, qualche destinazione in più e anche qualche buona politica di incoming su determinate rotte, principalmente dall'est Europa, quali Cracovia, Varsavia, Bucarest e Praga. Anche il mese di settembre si sta confermando un mese propizio per lo scalo aeroportuale di Pescara. Anche qui numeri importanti, abbiamo già ottenuto un piccolo obiettivo grazie a Ryanair che ci ha aggiunto una frequenza sul volo di Düsseldorf-WIZ e sul volo di Bucarest. Quest'ultimo tra l'altro, oltre ad avere buoni numeri di incoming, ha anche ottimi numeri di riempimento anche a settembre e sarà definitivo il terzo volo per tutta la stagione autunno-inverno. Siamo alle porte dell'autunno, ovviamente si guarda in prospettiva alla stagione invernale e anche al periodo natalizio. Ci sono già delle novità, qualcosa che ci può anticipare, Presidente? Beh, oltre alle 4 frequenze in più da Ryanair su 4 destinazioni, dal 16 ottobre con la nuova governance ITA, quindi dal passaggio dall'Italia ad ITA, avremo una modifica sull'orario del volo. Passiamo dalla mattina alla mattina partenza, sera ritorno, passiamo al volo pomeridiano sia in partenza che in arrivo. Come tutti i cambiamenti, ci sono contenti e scontenti, io dico di valutarlo con il tempo e con i numeri. In questo momento credo che l'aeroporto d'Abruzzo ha un'opportunità in più, perché comunque il collegamento con la Lombardia su Bergamo Orio al Serio rimarrà sia la mattina che la sera. Dal 16 ottobre avremo anche la possibilità nel pomeriggio. Sul fronte dell'emergenza sanitaria, per chiudere, grossi problemi non ce ne sono stati, i controlli sono stati costanti all'arrivo e alla partenza dei passeggeri? Noi abbiamo ottemperato rapidamente un'ordinanza della Regione Abruzzo che tutt'oggi consente a chi scende dagli aerei provenienti da Londra, Girona e Malta per effettuare un tampone molecolare. Tranne i primissimi giorni, per questioni logistiche abbiamo avuto qualche problema e ce ne scusiamo con qualche passeggero, da 2-3 mesi a questa parte andiamo molto fluidi e gli orari di permanenza all'interno della struttura aeroportuale sono molto bassi. Continuiamo a scoprire i candidati alle prossime amministrative in Abruzzo, una lista etica e indipendente è quella di cui parliamo oggi, è quella che sostiene la candidatura a sindaco di Francavilla al Mare dell'avvocato Carmine Montebello, che presenta così alcuni tratti salienti del suo programma. L'intervista è di Stefano Recanati. È una scelta che indicativamente ci sto rimuginando da una 50ina d'anni, da quando vedevo alla fine degli anni 70 le famose tribune politiche, dove vedevo l'esponente radicale Marco Pannella con la Bonino che si bavagliavano e dicevano contro la partitocrazia. Illo tempore ero un semplice adolescente, vedevo, e poi ho sempre avuto la passione della politica, però l'ho studiata a modo mio, cioè al di fuori della partitocrazia, e adesso propongo un progetto rivoluzionario. Quali sono i punti fondamentali? Allora, il mio programma si articola in 10 punti, ma traggono origine dall'etica. Ricordo brevemente che l'etica, nata 25 secoli fa in Grecia, è non altro che la distinzione fra il bene e il male nelle scelte che l'uomo deve fare al di sopra delle leggi umane. Quindi una cosa va fatta per il popolo, va fatta per i cittadini se è una cosa che porta del bene, non va fatta se è una cosa fatta del male, in antitesi a quella che è stata la partitocrazia negli ultimi 70 anni. Ma il turismo deve essere la punta di diamante. Ragazzi, non ci dimentichiamo che io sono stato adolescente negli anni 80. Negli anni 80 Francavilla era la perla dell'Adriatico, adesso è diventata la perla nera. Perché io ricordo che dal compianto Gianni Angelucci, padre di Roberto Angelucci, al sindaco pro tempore Luciani Antonio, chiaro? Quello che io ho sbeffeggiato giustamente, Antino re dei Proci, dei 9.232 Proci che nel 2016 gli hanno dato in mano Francavilla. Abbiamo le macerie di Francavilla. Francavilla a livello amministrativo, culturale, economico sta come nel dopoguerra nel 1945. Allora, per una rinascita di Francavilla bisogna azzerare, formattare tutta la macchina e ripartire da zero con principi etici. E sarà complicato? No, per chi non conosce la materia. Io modestamente sono 10 anni dal 2011 che ho pianificato tutto, i protocolli ci sono, la mia squadra di consiglieri è pronta e sono tutti giovani, perché secondo il mio concetto i giovani consiglieri devono essere rappresentativi di ogni quartiere, tipo il presidente del comitato di quartiere, e devono portare in consiglio comunale i problemi. Poi la squadra di governo, la
se permettete, la legge mi dà la possibilità, nei primi 100 giorni gli assessori li nomino io, perché devono essere assessori tecnici, cioè esperti in materia, che prenderanno lo stipendio solo se realizzeranno il loro mini programma. Perché io vorrei dire una cosa, a Francavilla si è fatto l'inverso, si è stato nominato assessori solo perché avevano preso 250-300 voti da consigliere, poi andavano a fare gli assessori e ne sapevano meno del dirigente competente. Ma possiamo cambiare Francavilla in questo momento? Secondo me no. Il presidente dell'ATER di Pescara, Mario Lattanzio, accompagnato dai vertici dell'UDC, ha illustrato questa mattina i lavori fatti nelle palazzine del complesso Gescal a Pescara. Vediamo. Presidente, lei oggi ha accolto l'invito del capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli, del consigliere Fiorilli, essere presente qui dove si stanno completando questi lavori dell'ATER nelle case Gescal. Ci sono dei chiarimenti, insomma, che i residenti chiedono, e lei oggi è venuto qui proprio per dare questi chiarimenti, per spiegare questi lavori come stanno andando avanti. Allora, innanzitutto ringrazio per la presenza. Niente, io sono venuto perché anche per spiegare un po' agli abitanti di questo quartiere, questi sono fondi regionali e dello Stato, circa 1.370.000 euro. Stiamo facendo i lavori che riguardano mettere in sicurezza alcune palazzine, rifacimento facciate, rifacimento balconi deteriorati, tetti e tutto questo che comporta la parte esterna. Certamente su alcune palazzine non siamo solo proprietari noi ATER, ma ci sono anche dei proprietari che le hanno riscattate, quindi in quel caso noi per fare per esempio la facciata dobbiamo avere l'avallo anche dei proprietari che devono mettere la quota, quindi se in qualche palazzina qualche proprietario non mette la quota ci inficia pure la tinteggiatura da parte nostra. Questo per esempio è un problema che purtroppo non possiamo risolvere noi. Fino adesso ciò non è successo, quindi stiamo andando avanti con questi lavori e sono lavori che sono previsti dai finanziamenti, quindi noi non possiamo fare opere diverse da quello che è il finanziamento, quindi se poi c'è qualche altra opera che non è prevista dovremmo utilizzare ulteriori fondi che non sono questi. Quindi quello che voglio dire a questi cittadini è che l'impegno nostro è massimo, noi su Pescara stiamo investendo molto. L'avevamo promesso ai cittadini che si sarebbe stato un secondo incontro, quello diciamo risolutivo, con i vertici dell'ATER, ma Mario non lo scopriamo oggi, il presidente Lattanzio, è da sempre un mio amico, è da sempre disponibile con i cittadini e con le istituzioni, per cui lo voglio ringraziare pubblicamente insieme ai tecnici dell'ATER che questa mattina sono intervenuti, perché noi non siamo i politici da spot che usano le televisioni per farsi soltanto pubblicità di carattere politico, noi siamo i politici che invece le cose le affrontiamo e le risolviamo con chi di dovere, in questo caso con le istituzioni ATER. La direzione marittima Abruzzo-Molise ha illustrato questa mattina a Pescara i numeri dell'operazione Mare Sicuro che si è conclusa nei giorni scorsi. Comandante, il bilancio dell'operazione Mare Sicuro della scorsa estate è un bilancio positivo, lo diceva in conferenza stampa, quasi 20.000 interventi, però meno soccorsi e meno reati. Sì, è proprio così, effettivamente la nostra campagna di prevenzione che curiamo in modo particolare effettivamente ha funzionato e il cittadino ha risposto, e questo è l'importante, ai nostri solleciti, al fatto di stare attenti, di attenzionare l'ambiente, eccetera, e quant'altro ha funzionato. Il cittadino ha recepito. Tra i tanti interventi, uno in particolare in Molise, il 1 agosto scorso a Campomarino, durante un grosso incendio avete praticamente salvato 97 persone. Sì, è proprio così, siamo stati coinvolti nel dispositivo ovviamente della protezione civile, però i nostri uomini hanno con le motovedette e altri mezzi diciamo reperiti all'occorrenza salvato queste persone che erano in difficoltà, scappavano verso il mare a seguito dell'incendio e il fumo. Tornando ai numeri della scorsa estate, lei diceva pochi minuti fa se ci sono stati numeri positivi è perché evidentemente si è lavorato molto sul tema della prevenzione. Sì, anche per esempio nel diporto, noi col bollino blu, che è una visita preventiva che facciamo alle imbarcazioni, mettiamo in guardia il diportista se nel caso mancasse qualcosa nelle sue dotazioni di sicurezza, e questa è campagna di prevenzione, il diportista si adegua e il tutto si svolge in maniera regolare. Si avvicina il nuovo mini switch off per le TV. Dal 20 ottobre 15 canali inizieranno a trasmettere con la nuova codifica MPEG 4. I dettagli nel servizio di Tonino Danese.
Il primo mini switch off si avvicina, anche se posticipato di 5 giorni. Dal 20 ottobre infatti saranno 15 i canali che inizieranno a trasmettere solo in MPEG-4, la nuova codifica che soppianterà l'attuale MPEG-2. 9 canali Rai e 6 Mediaset. In sostanza, chi possiede televisori non HD inizierà a vedere lo schermo nero. Necessario per vedere tutto avere un televisore o un decoder in alta definizione HD, che andranno comunque risintonizzati. La scadenza arriva però con i 2 bonus TV ancora attivi, sia per TV sia per decoder. Il 20 ottobre quindi la Rai passerà a MPEG-4 i seguenti canali: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yo-Yo, Rai Storia, Rai Sport più HD, Rai Scuola. In sostanza restano ancora in MPEG-2 Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24, che migreranno in nuova codifica probabilmente nei primi mesi del 2022. Anche tutti i canali di Telemolise e TV6 saranno ancora visibili in MPEG-2. Per quanto riguarda Mediaset, saranno diffusi solo in MPEG-4 dal 20 ottobre TGCom 24, Italia 2, Boeing Plus, Radio 105, R101 TV, Virgin Radio TV. Ancora nulla di certo per altre emittenti commerciali. È comunque utile verificare se il proprio televisore sia già pronto a ricevere i canali con nuova tecnologia. Per farlo bisogna solo sintonizzarsi sui canali 100 e 200 e verificare che compaia la scritta Test HEVC Main 10. In caso non si riceva, è conveniente procurarsi a breve almeno un decoder DVB-T2 o acquistare TV compatibile. Per il satellite il 1 ottobre passerà in MPEG-4 Italia 1, Rete 4 ha già fatto. Il 1 gennaio 2022 sarà invece la volta di Canale 5, per la Rai si attende ancora. Per TVSAT comunque l'impatto dello spegnimento dell'MPEG-2 riguarda per lo più i decoder esterni. Infatti chi ha un TV con tuner SAT integrato e la cam, con tutta probabilità ha già un apparecchio compatibile con MPEG-4. Su TVSAT inoltre non è previsto un ulteriore passaggio di standard. Chi vede oggi non dovrebbe avere altri problemi per anni. La cultura tutto pronto per l'inaugurazione del rinnovato Teatro Marucino di Chieti. Mentre fervono i lavori, dal punto di vista artistico è stata presentata la nuova stagione della lirica, che si apre con La Traviata di Giuseppe Verdi. Sarà un teatro marucino più bello, accessibile e tecnologico, quello che la città di Chieti potrà ammirare a partire dal 7 di ottobre. Poltroncine con monitor, ascensore e posti per disabili, video wall e più in generale un restyling della struttura da 650.000 euro per garantire un nuovo futuro al teatro. Ma il futuro è sicuramente nel solco di quanto fatto in questi anni, cioè un teatro che non solo conserva il titolo di teatro di tradizione, ma che è il punto di riferimento per la lirica in Abruzzo, ma che ha un grandissimo successo con la prosa, l'abbiamo dimostrato con gli oltre 500 abbonati di questi anni. Si parte dunque con la lirica, nel solco della tradizione. Una ripartenza in presenza con La Traviata di Giuseppe Verdi, l'8 e il 10 di ottobre, con la direzione di Daniel Oren. In cartellone anche L'Elisir d'Amore di Donizetti, il 12 e 14 di novembre, e un omaggio ad Astor Piazzolla con l'opera tango Maria de Buenos Aires, il 12 di dicembre. Finalmente torniamo in presenza, lo scorso anno è stata una grande operazione perché siamo riusciti a ristorare veramente le forze lavoro, le compagini, le maestranze che lavorano in un teatro. Certamente la mancanza del pubblico ha creato un vuoto assordante e stridente, soprattutto alla fine degli atti e dell'opera intera. Resta ancora un punto interrogativo, il limite di spettatori che potranno acquistare i biglietti. Per ora, dei 440 posti omologati, ne sono disponibili 220, ma il numero potrebbe arrivare all'80% della capienza nel caso in cui il governo dovesse dare il via libera. Piccolo aumento dei biglietti del 15% circa, ma logione che resta invariato. Chi è in possesso dei voucher potrà utilizzarli per la nuova stagione fino al 31 di dicembre. Nell'anno in cui pesantemente provati
sotto il profilo psicologico oltre che fisico. Riapriamo il teatro nuovo alla città, non si poteva in qualche modo stare a guardare il budget più di tanto. Lo dobbiamo guardare, lo devo guardare, non dormo la notte, però penso che sia stata una scelta giusta. Ora lo sport con il calcio di Serie C, il pareggio con la Vispesaro serve da monito, ma domani il Pescara affronta una Viterbese in difficoltà. Per i biancazzurri è una ghiotta opportunità per mantenere la vetta della classifica e iniziare l'imminente Tour de Force. Ce ne parla Andrea Costantini. 7 partite in un mese. Il campionato di Serie C accelera la frequenza degli impegni e il Tour de Force scoprirà ancora più le carte sulla consistenza del Pescara e delle sue avversarie per la vittoria finale. Non sarà il momento decisivo della stagione, ma sarà una fase saliente, perché in questi 30 giorni ci saranno 2 turni infrasettimanali e scontri diretti nell'ordine con Reggiana, Entella, Modena e Siena, ma anche la trasferta sul campo della outsider Gubbio. Appuntamenti ai quali il Delfino vuole presentarsi lanciato, e per questo domani alle 17.30 all'Adriatico Cornacchia l'obiettivo sarà senza mezzi termini la vittoria contro una squadra, la Viterbese, costruita per sorprendere ma che invece è in chiara difficoltà. La sconfitta casalinga con le Cesena di domenica scorsa, la terza consecutiva, non solo ha lasciato la squadra della Tuscia in fondo alla classifica con un solo punto, ma ha fatto seriamente vacillare la panchina di Alessandro Dalcanto. Fino all'intervento repentino di lunedì sera sui canali ufficiali della Viterbese del presidente Marco Arturo Romano, che ha rinnovato la fiducia al tecnico, il quale si gioca probabilmente la panchina proprio in riva all'Adriatico. Per l'appuntamento Dalcanto recupera il difensore Martinelli e quasi certamente confermerà la difesa coi 3 centrali che sta utilizzando da 2 partite, con il fratello d'arte D'Ambrosio, l'olandese Van der Velden e Martinelli. In attacco possibile la soluzione trequartista con 2 punte anziché il tridente, e quindi Enrico alle spalle di 2 tra Volpicelli, Capanni e Murilo. Sul fronte Pescara sicuri assenti saranno Bocic, Chiarella e Pompetti. Sta bene in grosso dopo il problema alla spalla riportato domenica scorsa. Auteri dovrà decidere se confermarlo o risparmiarlo in vista del Tour de Force. Nel caso spazio al match winner col Montevarchi, Frascatore. In mezzo si riparte dalla coppia Memuscià e Rizzo. In avanti è recuperato Clemenza, ma Galano in chiaro vantaggio. Il Robben delle Puglie e Dursi saranno ai fianchi del centravanti, ruolo per il quale sono in rialzo le quotazioni di De Marchi, che deve però guardarsi da Rauti e Ferrari. Direzione di gara per Daniele Virgilio di Trapani, che non ha precedenti col Pescara, ne ha 1 con la Viterbese, vittoria a Potenza e rimonta lo scorso campionato per 2-3. 6 precedenti tra Pescara e Viterbese, con 2 vittorie biancazzurre, 3 pareggi e un successo della Viterbese, 0-2 all'Adriatico nel febbraio 2002. I 2 successi sono del febbraio 71, 1-0, e dell'ottobre 2002, 3-1, con reti di Di Fabio, Minopoli e Apa, e gol della bandiera di Martinetti. Domani per il Teramo, secondo impegno interno consecutivo. Al Bonolis arriva un Imolese che ha iniziato bene la stagione. 3 biancorossi out Mungo, Trasciani e Kermateng e anche Kappa. Spazio dal primo minuto per Rossetti. Torna a Rillo, mentre il tecnico Guidi vuole una prestazione importante con l'aggiunta di saper reagire nei momenti di difficoltà, cosa non avvenuta domenica scorsa nella sconfitta con la Vispesaro. Ascoltiamo Guidi. Tanta rabbia, ma questa è una cicatrice che fa fatica a rimarginarsi. Io poi digerisco male, perché preferisco sempre, quando sono battuto, perché gli avversari lo meritassero sul campo, e in relazione a quello che avevamo visto, specialmente dopo aver visto un primo tempo del genere, era impensabile uscire con un risultato negativo. Ci deve far male per spingerci a far qualcosa in più tutti noi, e soprattutto ci deve aver insegnato che quando prendi uno schiaffo del tutto inaspettato devi saper reagire, devi continuare su quelle che sono le nostre certezze e continuare a fare quello che nel primo tempo ci aveva permesso di creare tantissimo. L'Imolese è una squadra estremamente fastidiosa, conosco tantissimi calciatori per averla allenata, conosco e nutro grande stima dell'allenatore, conosco il direttore sportivo, io so che sarà una partita difficilissima. È una squadra che sta facendo molto bene, è una squadra che gioca bene, una squadra che sa fare la prima costruzione, ha giocatori estremamente tecnici, è una squadra che sa mettere pressione in ogni zona di campo,
Quindi è una partita che secondo me può venire fuori molto bella, perché sono due squadre estremamente propositive. Poi è chiaro che quando una squadra vince a Viterbo, pareggia col Cesena, pareggia col Siena, è chiaro che all'interno della rosa hanno dei valori, sennò questi risultati non li fai. Noi l'anno scorso a Caserta vincemmo la prima partita alla settima giornata del campionato. Io so per certo che quando una squadra cambia metodologia, cambia modo di pensare, cambia modo di giocare, ci possono essere questi tipi di inciampi. Non siamo 11 calciatori che pensano con la stessa idea in maniera immediata, e quindi si possono creare questi tipi di situazioni, ma a me assolutamente non mi preoccupa affatto. Ho già detto che tutto ciò che abbiamo visto, tutto ciò che abbiamo analizzato e studiato ci fa capire che la direzione intrapresa è estremamente positiva, e sappiamo benissimo anche per statistica che poi con questi numeri qui poi la squadra è orientata a risalire in classifica, perché tutto torna. E anche l'anno scorso è la stessa analisi che facemmo a Caserta, e poi nel girone di ritorno fummo una delle squadre che fece più punti di tutti. Questa era l'ultima notizia, l'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.